Abbiamo lavorato molto sul rapporto che ha il territorio direttamente col santo inglese. E, in pratica ci sarà molto territorio, molto Mottola sarà presente, perché credo di aver capito, grazie anche agli storici non solo locali ma anche alle pubblicazioni fatte, che Mottola abbia una sorta di vocazione all'accoglienza. Non è un caso che si parla anche di San Francesco, di San Giuseppe da Copertino, che è stato proprio in questo convento. Abbiamo cercato anche le testimonianze delle Grotte di Dio, del sotto di questa chiesa del 1300, e quindi il legame è venuto quasi naturale in quello che era il percorso religioso dell'epoca, quindi stiamo parlando fra il 1000 e il 1300, quello che è accaduto, e quindi ci è piaciuto raccontare questo arrivo di questo santo di Canterbury in una città come Mottola, in un'epoca che probabilmente era molto diverso, dove qui c'era una dimensione molto, molto ricca. Ho letto delle donazioni fatte di gioielli, di cose importanti, e quindi abbiamo cercato di condensare tutto questo, la ricchezza, il legame con la fede, con i pellegrini, con tutto quello che è stato percorso storico del territorio, innestato in quelli che sono poi le analogie con San Tommaso Becket di Canterbury. Nonostante la pandemia, le limitazioni legate a questa situazione sanitaria che ancora ci coinvolge tutti, non abbiamo voluto impedire comunque alla comunità mottolese di vivere un'esperienza che ci lega fortemente alla figura di Tommaso Becket, a questo testimone che, nonostante siano passati secoli dal suo martirio a Canterbury, continua ad essere maestro di vita, maestro di testimonianza, non soltanto per l'intera Chiesa ma soprattutto per la nostra comunità che lo ha eletto, e ha caro anche il fatto che sia il patrono della nostra città. Ma sì, anche quest'anno, ecco, sulla scia di quello che era già stato lo scorso anno, l'associazione che voglio ringraziare, gli Araldi di San Tommaso Becket, ecco, ci ha proposto questo spettacolo in digitale sempre qui nella chiesa del convento di Mottola. Quindi anche quest'anno, purtroppo per via della pandemia che non ci dà tregua, siamo stati costretti, ecco, a immaginare una festa patronale diversa da quello che era il solito. E quindi anche quest'anno la tecnologia, ecco, ci è venuta incontro, e quindi da oggi fino al 9 di gennaio avremo la possibilità comunque, ecco, di respirare, di assaporare il clima di San Tommaso Becket, quindi della sua storia, della sua vita e anche del suo assassinio, in una versione in digitale che sarà rappresentata qui all'interno della chiesa.